Un gol di Mariani al 90esimo evita al Giulianova un KO che sarebbe stato sicuramente immeritato al cospetto della vice capolista del torneo Fano, che ha però dimostrato tutto il proprio valore. La generosità è stata l'arma in più dei ragazzi di Francesco Giorgini, che hanno dimostrato di avere un cuore grande così. L'avvio del match, giocato su un campo molto pesante per la pioggia, vede al decimo una rovesciata di Sartori che chiama alla parata in due tempi falso. Al 15esimo per i granati sembra fatta, contropiede dopo un angolo dei giallorossi di Sivilla che si fa 60 metri di campo, entra in area e poi mette incredibilmente a lato. I ragazzi di Giorgini provano a rendersi pericolosi, ma la difesa granata appare molto attenta. Al 22esimo Gaetani, da posizione angolata, mette sull'esterno della rete. Al 28esimo poi arriva il vantaggio ospite. C'è un contatto dubbio, probabilmente al limite dell'area, fra Raparo e Borrelli, con Carella che indica il rigore. Si incarica della trasformazione dal dischetto Sivilla, che mette alle spalle di falso. Giorgini in panchina non ci sta e dice forse qualcosa al fischietto Barese, che lo manda negli spogliatoi. Al 32esimo è Ferrante a caricare il destro da 30 metri con la risposta di Ginestra. Sugli sviluppi del corner è falsa perla a far correre un brivido ancora all'estremo fanese. Sugli spalti si scaldano gli animi nei confronti della terna arbitrale, mentre in campo le due squadre non si risparmiano. Al 37esimo si rivede il Fano con Borrelli che impegna falso. Il finale di tempo vede il pressing giuliese tanto generoso quanto improduttivo. La ripresa si apre al decimo con un tiro alto in area abruzzese del neoentrato Livi. Al 13esimo arriva la risposta di Mariani direttamente su calcio di punizione con la parata dell'attento Ginestra. Al 16esimo invece la traversa a salvare l'estremo marchigiano su tiro violento di Mariani, con la palla poi messa incredibilmente a lato da Nassi al volo. Anche il Fano due minuti dopo ha di che rammaricarsi, con Olivi che in aria incrocia la sfera che finisce di pochissimo sopra la traversa. Al 23esimo l'arbitro Carella allontana dalla panchina del Giulianova anche il vice allenatore giallorosso Pagliaccetti, mentre un attimo dopo è ancora Olivi ad impegnare in calcio d'angolo falso. La gara non conosce pause, visto che alla mezz'ora è falsa perla ad impegnare ancora il portiere del Fano. Gli ultimi minuti vedono i prevedibili attacchi della formazione di casa, che trova ad una manciata di secondi dal 90esimo il gol del meritato pareggio con il suo miglior giocatore Marco Mariani. Poi non accade più nulla, con i giallorossi che possono festeggiare per la conquista di un punto pesantissimo al cospetto della migliore squadra vista quest'anno al Rubens Fadini. Giorgini, il gol di Mariani al 90esimo ha evitato la beffa, soprattutto perché il gol del Fano è arrivato sul rigore che non c'era. No, non è che il rigore, bisogna farlo rivedere, no? Allora, facciamo rivedere il rigore di oggi e vediamo a Madeli che è il rigore che non ha dato a noi. Ormai è da 5-6 partite che continua questa storia. Dispiace perché compromettono le partite, senza togliere niente al Fano. Questo assolutamente è un'ottima squadra. Forse la migliore vista quest'anno al Fadini. Sì, oggi siamo stati anche penalizzati dal terreno di gioco, però non si può giocare sempre così e stare sempre a rincorrere, perché ormai non è per una squadra. Scusando, io alleno da tanti anni, una cosa del genere come questa non l'ho visto mai. Pareggiare una partita, prendere gol al 90esimo, però in casa giuliese si recrimina per un rigore che probabilmente non c'era. Lei dalla panchina cosa ha visto? Ho visto il giocatore che è caduto a terra, solo quello. Non è l'episodio, anche perché in precedenza avevamo già sfiorato il gol sull'1-0, potevamo chiudere la partita, così non è stato, è normale che poi... L'episodio anche negativo ci può stare, negativo per noi e magari positivo per il Giulianova, e bisogna prenderne atto anche con un po' di rammarico, però insomma questo è un po' la sintesi della gara, anche giocata in un campo impraticabile, però dove le squadre hanno cercato di dare il meglio di loro stessi.